Siamo qui, cerco di fare una presentazione seria. Tu guarda che devi muovere la presentazione, no, perché siamo ancora sul comico, gentilmente dovresti mettere la prima slide. Ma sei bravissimo, molto meglio di ieri. No, così mi aiuta a far capire di che cosa dobbiamo parlare. Siamo qui con Sio e Tito Faraci per parlare di un grande ritorno, non so come definirlo, una testata, un magazine che è nato qualche anno fa, che è diventato un culto, un mito, e soprattutto nella mia testa di lettrice, perché a quell'epoca era il 98, non ero in redazione, perché quando voi avete fondato Ridi Topolino, 98, 99, 2000 ho tradito la Disney. È uscito il 97, c'è anche una cosa importantissima. È uscita il 97. No, ma io non, forse loro sono andata via nel 97, perché io non mi ricordo di ero lettrice. Però sono sicurissimo che l'idea che ci fosse un temone era dovuta al fatto che mi avevi fatto fare due temoni, uno sul numero 7 e l'altro non lo so, forse su una legge. Ma io me ne ricordo. E io quando ho fatto il temoni, uno sui Babbi Natale e gli uomini in rosso. Va bene, ho deciso che quella è una buona idea. Per da continuare. Ma facciamo su tutto. Ma io mi sono andata via. Tutto il giornale. Io ero stufata di voi, però poi sono tornata perché mi mancavate tantissimo. Allora, mentre ero via, per mantenere un collegamento con la redazione, io prendevo Ridi Topolino e dicevo, ma te pensa? Ma come gli viene in mente di fare una cosa tutto fuori dalle regole Disney, perché poi in qualche trasmissione c'era, ma la cosa più strana è che mai avrei pensato che un giornale come questo, che è durato 13 numeri, poi dopo Tito magari ci spiegherà anche qualcosa in più, potesse fare scuola. Cioè io dopo tutti questi anni, ne sono passati 20, mi fa un po' paura dirlo, e quando ho sentito Sio raccontare a memoria pezzi di Ridi Topolino, ho capito che forse avevamo fatto un danno incredibile, avevano, perché io non c'ero, e niente, poi vabbè, da questo sodalizio meraviglioso che è nato tra Tito e Sio, naturalmente arrivare alla riproposta per celebrare queste pagine di un giornale che è diventato storico e culto, che tra l'altro non si trova da nessuna parte, perché ho tentato in tutti i modi di, Tito lo sa, recuperare una collezione intera anche su eBay, ma non lo trovi, e quello che trovi lo trovi a un prezzo carissimo, perché qualche numero anche venduto a 50 euro ho trovato, per cui l'idea appunto di riproporre il meglio di Le Grandi Storie è il volume che abbiamo preparato per il Comic Con qua, e niente, siamo qui per farci raccontare da Tito e Sio perché l'abbiamo fatto e soprattutto se finisce qui o se magari in futuro vedremo qualche cosa. Finisce qui. Ciao, andiamo. Ciao. La parola a voi, ricordati che tu devi pilotare, Tito. Allora, vi faccio vedere qualcosa. Tanto. Per esempio, questa cosa è di questo volume è la prefazione fatta da Sio a Fumetti, ed è un pezzettino che ve la dice in nota di 4 pagine, molto bella e molto commovente, mi sono commosso moltissimo, e che racconta un retroscena fondamentale di Ridi Topolino, cioè il fatto che la gente lo leggesse, che è una cosa che io non immaginavo mentre lo si faceva. Allora, brevemente, perché poi se volete acquistare questa raccolta, ve lo racconto per esteso nella postazione, però a un certo punto nel 97 io mi trovavo a lavorare in una grossa agenzia editoriale che collaborava strettamente con la Disney, che allora pubblicava direttamente Topolino e propri periodici. E a un certo punto hanno affidato a questa agenzia, in particolare a me, relativamente giovane redattore, un giornale, un'idea che era venuta a quelli del marketing, facciamo una cosa intitolata Ridi Topolino, e mi hanno detto ci dovrai mettere le barzellette, quelle già uscite su Topolino, delle storie comiche ripubblicate, delle vignette umoristiche già uscite, metti assieme queste cose nei pacchetti e sarà Ridi Topolino. Allora io ho detto, ma se invece ci metto delle cose che scrivo io, dei contenuti nuovi, e ho detto basta che non ci costa niente di più, prego. No, no. E pensavo, sei gratis, va bene. E io ho detto che bel regalo, e poi ho pensato mi metto a fare queste cose qua e tanto non lo leggerà nessuno, questa era l'idea che mi ero fatta, mica c'era internet, la rete, quelle cose lì, niente, quindi
mi sono messo a scrivere queste cose e poi ho reclutato, adesso non faccio qui, ho reclutato un disegnatore giovane scampanato che passava di lì, veramente passava di lì. E sì, a Giuseppe Ferrario, che gli piaceva disegnare i capelli topi, ma assolutamente non aveva nessuna voglia di imparare le regole per disegnare. Vabbè, tanto ci poteva stare, chi lo legge? Nessuno lo legge. Poi mi sono ricordato di un grafico con cui avevo lavorato, che era veramente matto, chiamato Marco Bolla, chiamato, si chiama così, addirittura non ha mai firmato quel suo nome, si è inventato uno pseudonimo e che faceva anche dei disegnetti fatti male che mi facevano molto ridere, e ho detto puoi fare anche questi disegnetti fatti male, e ho detto impaginalo e mettici anche i disegnetti sul bordo, perché avanziamo un po' di bordo, perché le pagine che noi riciclavamo vecchie erano dimensioni che ci stava un pezzo sotto, ho detto disegnaci qualcosa così riempiamo. E poi Carlo Limido, che è un disegnatore ancora in forze, bravissimo, a Topolino, che stava a fare le cose fatte un po' meglio, almeno la copertina, diciamo così, però stava al gioco. E qualunque cosa ci venisse in mente ce la ficcavamo, io scrivevo le rubriche, riciclavo le barzellette cambiandole, inventavo i colmi, a volte cose stupide che proprio noi ridevamo tantissimo, ero convintissimo che nessuno la stesse leggendo, quindi potevamo permetterci qualunque cosa. Nel frattempo altrove, e poi lascio la mentre io non immaginavo ciò e pensavo che non stesse vendendo nulla. No, mi ricordo che quando tu eri in quella redazione, io anche ero in questo posto dove coloravano Topolino, era la gita di quarta elementare e praticamente, no, seriamente non era la gita, però parentesi di colore, letteralmente, vicino a casa mia ho scoperto che il mio compagno di classe praticamente andava sempre da suo papà in questo posto che colorava i topolini, che era dietro casa mia, e ho scoperto che dietro casa mia coloravano i topolini, e ho scoperto anche che passavano un sacco di altre cose, tra cui di Topolino, che mia mamma un giorno, visto che io leggevo sempre un sacco di Topolini, Topolino esce una volta alla settimana, io ok, posso rileggere tutti quelli vecchi, però a un certo punto finiscono, mia mamma disperata, io continuavo a dirle ti prego comprami il Topolino del futuro, e lei mi diceva ma non esiste ancora il futuro, e io le rispondevo ma il tempo e lo spazio sono una cosa circolare, una cosa sola, e lei vabbè toh, ridi Topolino, anche questa cosa nuova che ho trovato in edicola. E a me è esploso il cervello, perché ok sì, c'erano delle ristampe di storie vecchie, umoristiche, che in realtà era la cosa che mi interessava di meno, perché ok sì, il Topolino regolare settimanale era fantastico principalmente per le storie, però su Ridi Topolino passavano totalmente in secondo piano, io mi mettevo a leggere le barzellette, le rubriche in mezzo, l'oroscopo, e poi alla fine quando avevo finito la roba buona mi mettevo a leggere sì anche le storie, tranne l'inedita, tranne l'inedita ovviamente, perché quella, anche quella aveva delle regole totalmente rotte rispetto a, ecco abbiamo qua degli esempi rispetto alle solite regole Disney che tutti amiamo, però questo Ridi Topolino era una ventata d'aria fresca, proprio perché non ci si aspettava che una testata Disney potesse avere un umorismo così innovativo. Io non avevo mai visto una cosa che faceva ridere perché non faceva ridere. Veramente. Cioè, puoi far vedere il Paperino contro i sassi, ce l'abbiamo la slide? Non c'è? Beh, ce l'abbiamo qua, nella raccolta, a pagina 6, se ce l'avete, non so, non mi ricordo. Vabbè, è una storia di una pagina, sono 8 vignette, c'è Paperino che si siede su una sedia, accanto ci sono dei sassi, li guarda e poi si addormenta, alla fine. E io ho detto, cioè, si possono fare delle cose del genere? E io sto ridendo, quindi fa ridere, perché? E non mi sono ancora risposto. Perché ti manda il cortocircuito il cervello. Esatto. E quindi ridi, dove ci ridere, no? Via, come il pezzettino in più della barzelletta che diciamo. Esatto. E segno è tutto, anche ogni speranza di ridere. E esatto. Quindi ridi. Ma io non lo sapevo. Ho fatto quella pagina perché nasceva, perché, oh Tito, guarda che il timone non ha un numero di pagine dispari, ce ne manca una.
davvero, tu dici, nemmeno così, no? Fa più ridere la tua scena. Dice, vabbè dai, disegni una cosa, Giuseppe, vieni qua, ti prego, disegnami una pagina. Ma guarda qua, disegna un paperino che si siede sulla sedia, guarda del sasso e si addormenta. Istantanea di un prodotto che poi diventò immortale nei tempi. Abbiamo, mi sembra, una stampa nel museo del... Vabbè, insomma, era bimestrale e facevamo cose tipo, non so, il numero che usciva d'estate, tutto rosso, dedicato al Natale. Cioè qualcuno, mi ricordo che all'epoca qualcuno, sempre nel marketing, disse, ma se noi usciamo a Natale con un numero tutto rosso, cioè a giugno con un numero a luglio, con Babbo Natale, magari la gente pensa che è un numero vecchio e non lo compra. Però c'era anche la copertina con Topolino vestito da Babbo Natale in spiaggia. Sì, quindi... aggiungiamo c'è la spiaggia e poi ho detto, ma no, ma tanto comunque nessuno lo compra lo stesso, quindi possiamo fare quello che vogliamo. Facciamo tutte queste cose. Ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo praticato tantissimo ed è stata un'esperienza per me importantissima, ma nello stesso tempo di totale incoscienza. E non che venisse fatto da leggero, c'era sotto un lavorone, voglio dire, però di totale libertà. E io me lo ricordo sempre con questa cosa che mi si è aperta un po' la mente, anche a me mentre lo facevo. E poi lo porto sempre come esempio, adesso dico una cosa serissima, lo porto sempre come esempio del fatto che quelli che pensano che fare il fumetto disneyano sia una cosa che è piena di limiti non hanno capito proprio niente, perché è vero che ci sono delle cose che non si fanno, perché come in qualunque fumetto, lo garantisco, ne ho scritti tanti e qualche mi segue lo sa, però le possibilità di inventarsi delle cose veramente che ti aprono il cervello, delle libertà espressive, delle cose con cui con l'umorismo arrivi proprio a farti pensare in una maniera diversa, a farti vedere il mondo in una maniera diversa, sono tantissime. Quindi per qualche limite che c'è hai della libertà che non ho mai trovato in nessun altro posto. Ma poi io dico sempre che i limiti, specialmente appunto questi qui in ambito Disney, non sono mai una cosa limitante, nel senso che sono sempre una direzione da seguire, ma ci si può arrivare per un milione di strade, anzi secondo me è stimolante avere dei limiti, come quella persona che, cito sempre, scrisse una storia di Topolino senza usare la lettera E. No, lì però andiamo a Cesare quel che di Cesare, io la parte grossa di quella cosa lì la fece Paolo Cavaglione, direttore dell'epoca, devo dire, ho preso una storia, infatti ho sempre detto, se avevo una N in cognome non ne voglio. Non era un personaggio della storia. Non ne voglio farla, però quello è ad esempio. Adesso vi faccio vedere le altre aperture di queste storie, che adesso poi voglio sapere come le prendeva all'epoca. Cosa facevamo con queste storie brevi che sceneggiavo io, disegnavo a Giuseppe Ferrario, a volte la sceneggiatura era io che gli stavo di fianco e dicevo, poi disegna questo e poi questo, poi questo, si dicono questa cosa, venivano fatte così. E erano le storie che prendevano in giro, ribaltavano un po' le, come dire, i moduli classici di stereotipi, permettetemi questa parola un po' terribile, delle storie disneyane, cioè quelle in cui tutti sono... Ah, Topolino contro un nano di gesso, un grande classico. E poi c'erano questa cosa che c'erano i nani di gesso dappertutto. E questo mi ha cambiato veramente la vita. Guardate per esempio Miseria e Povertà. C'erano tutte queste storie basate sul fatto che Paperino non c'aveva un soldo, poverino, non è, no? Allora, cioè, ho detto, vabbè, facciamone una proprio dove, cioè, hanno un ballone in tre perché sono così miserabili. Tutto sulla povertà, una roba su cui non si dovrebbe ridere, ma siccome... Se non sbaglio questa storia continua che mangiano fagiolo. Esatto, dice un fagiolo, dice no, si dice i fagioli. Dicono i tre nipotini speranzosi. Dice, e invece c'era un fagiolo da mangiare. Oppure questa storia su cui Topolino e misteriosi contrabbandieri, è un titolo del cavolo. Cioè, è vero, del Paperino che interpreta Topolino. Cioè, più si danno il cambio, del Paperino si mette sulle orecchie e interpreta Topolino ed è una presa in giro dei gialli di Topolino in cui magari la soluzione era fin troppo facile. Perciò arriva lì e dice, colpevole gambadine, non basta, andiamo a casa. E ci divertivamo in questa maniera.
anche a riflettere su quello che era, anche quello che c'era in edicola in quel momento, come PK. PK, che andava all'epoca, era diventato un super culto, l'ho scritto anch'io, fierissimo, ed era, mi stavo accorgendo che fan di PK, cosa che devo dire, forse c'è dunque un purtroppo, era una previsione dimostratasi corretta, stavano prendendo questa cosa terribilmente sul serio. Cioè, terribilmente, io non mi piace quando qualcuno prende qualcosa terribilmente sul serio. Allora abbiamo fatto la parodia istantanea, perché non erano usciti neanche poi così tanti numeri di PK, un patter patter, facendo arrivare i nervoniani. I nervoniani. Che poi, tra l'altro, tu non lo sai, voi non lo sapete, ma anch'io ho scritto delle storie di PK, solo che le ho scritte a casa mia e non le ha lette nessuno. E allora succede questa cosa, che voglio lasciare parola a Sio, che qualche tempo fa, oltre al fatto che mai mi ero accorto del segno che aveva lasciato il dito Pallino, ma insomma non avevo mai la percezione, ma una cosa mi ha aperto gli occhi finalmente, cioè che contemporaneamente due persone di cui mi fido, di una moltissimo e dell'altra meno, mi hanno detto, devi, qualche tempo fa, ormai un po' di tempo fa, mi hanno detto devi assolutamente seguire le cose che fa Sio. Questo autore, questo giovane autore, guarda, una era Silvia Zicche e l'altra è mio figlio, Giovanni. Quindi mi ha detto, papà, guarda, questo ti piacerebbe. Mi ha sventolato sotto il naso un numero dello Scottex Magazine. E io non ho fatto come capita in quei casi che i genitori che fanno un lavoro dicono, io facevo le sue cose prima che nascessi tu. In realtà avrei potuto dire, ma non l'ho detto. È vero. Non l'ho detto, ho iniziato a sfogliare e dire, però la grafica mi ricorda qualcosa. E poi sono andato a cercare, l'ho googolato, ho trovato un'intervista in cui parlava di me, mi nominava, mi diceva, parlava di Vito Topolino, quindi gli ho scritto un DM, ho scoperto che mi seguiva su Twitter e così siamo entrati in contatto, da ciò è anche derivato il fatto che adesso sia anche un prolifico autore di storie su Topolino. E mi sono reso conto che, caspita, nelle cose che sta facendo questo autore, bravissimo, geniale, divertentissimo, mi stavo facendo piegare, bravissimo, e c'erano anche molto molto bello, c'erano un sacco di segni lasciati da Vito Topolino. Non è che Vito Topolino è nato da nulla, poi magari parliamo dell'influenza che c'era dietro, però mi sono accorto che non poteva essere involontaria questa cosa, e infatti non lo era, qua lascio la parola. Infatti era tutta